la costruzione del noi, un noi che è definito come partecipazione attiva alla vita comune, come espressione di cittadinanza attiva, e però è un noi che non è già dato in anticipo, appunto, è da costruire o comunque in costruzione. Nel tuo libro dichiari la costruzione di questo noi ha bisogno di spazi condivisi, spazi in cui la vita quotidiana trova modalità di espressione, in cui i problemi individuali, i bisogni individuali si trasformano in soluzioni collettive, in prospettiva di un futuro, in un mondo migliore. La domanda è quando, dove e come. Quindi in realtà sono tre domande. Gli spazi della vita quotidiana si trasformano in spazi condivisi e hanno la possibilità di progettare, di influenzare il futuro. Il tema è la costruzione del noi, che è l'oggetto di questo libro che ho scritto per la terza, che si intitola Le piazze vuote. È un bel titolo, ma non c'entra tanto con il libro. I titoli sono scelti dagli editori in funzione commerciale. Non c'entra perché parlo del noi e non parla tanto di mobilitazione, no? La piazza. Però la piazza c'entra. Perché c'entra? Perché la piazza è un po' una metonimia, diciamo, è la parte per il tutto. La piazza è un pezzo dello spazio pubblico. E allora la tesi centrale del libro è che il modello neoliberale, tra le varie conseguenze, io preferisco chiamarlo neoliberale, non neoliberista, perché è un nuovo liberalismo che ha il centro il liberismo, centrato su una certa idea del rapporto tra economia, politica e società. Tra le conseguenze di questo modello è stato analizzato, sviscerato in tantissime dimensioni, una conseguenza importante che è poco trattata è che il modello neoliberale si è mangiato lo spazio pubblico. L'ha contratto, l'ha asciugato, l'ha segmentato per linee di classe o di ceto, l'ha privatizzato, l'ha costruito muri o l'ha occupato. L'ha occupato con qualcosa che non è spazio pubblico, che può essere spazio privato, può essere spazio commercializzato. Questo è importante perché? Perché lo spazio pubblico non è lo spazio dello Stato, no? È un altro spazio. Anche questo in qualche modo, questa sala in questo momento è diventata in questo modo un pezzo di spazio pubblico. Questo è cruciale, perché nello spazio pubblico, diciamo, si interagisce in un modo che è molto diverso dal modo in cui si interagisce in famiglia, al lavoro, cioè il modo in cui noi interagiamo, ci scambiamo promesse, fiducia, sostegno, reciprocità nello spazio pubblico ha delle specificità. La prima specificità è che nello spazio pubblico, come negli altri spazi, diversamente dallo spazio digitale, si interagisce attraverso i corpi. Quindi lo spazio, il modello neoliberale ha, diciamo così, in qualche modo castrato l'interazione mediata dal corpo. E dire interazione mediata dal corpo è un po' un controsenso, perché non c'è altro modo di interagire. Sì, si interagisce anche nello spazio digitale senza il corpo. Però noi, come dire, noi siamo corpi in azione, non siamo attori e poi c'è il corpo. Il modo che dal punto di vista anche evolutivo ha permesso alla specie, diciamo, di evolversi è l'interazione mediata dalla corporeità, dalla fisicità, dal fatto che siamo appunto pezzi di carne, sangue, nervi che ci guardiamo negli occhi e che siamo vicini nello stesso spazio. Questa piccola cosa ha delle conseguenze significative a diversi livelli. È stato messo in luce, ad esempio, che se noi ci facciamo una promessa in condizioni con presenza fisica, cioè siamo nello stesso spazio-tempo, ci promettiamo una cosa, ci promettiamo domani di fare una cosa insieme, no, quindi una promessa di futuro. Gli spazi pubblici sono gli spazi dove ci promettiamo di realizzare una piccola discontinuità nel tempo, cioè ci promettiamo di realizzare uno stato futuro del mondo che è un po' diverso da oggi. Quindi il modello neoliberale, Fisher dice, no, la più grande vittoria del capitalismo, il realismo capitalista, in questo aureo libretto, la più grande vittoria del capitalismo è stata quella di mangiarsi il futuro, cioè di realizzare, diciamo così, la fine della storia, no? L'idea che siamo in una società in equilibrio, che non ha più bisogno di pensare a un essere altrimenti, ha solo bisogno di riprodursi com'è. Questa è la vittoria del connubio tra democrazia liberale e economia di mercato, no? La fine della storia di Fukuyama e la vittoria del capitalismo di Fisher. È un modello quindi privo di futuro, se intendiamo il futuro come discontinuità, come promessa di una increspatura, di un delta, di un effetto, di un qualcosa che oggi non c'è, che non esiste. Dalla banalità della vita quotidiana fino alla meno banale promessa di una, o impegno, meglio, più che promessa, impegno per realizzare un futuro più giusto. Partiamo dalla vita quotidiana.
ci promettiamo di andare in bici insieme, andiamo in bici al Valentino domani, lui domani ci incontra e ci chiede cosa state facendo e noi, vedete subito, noi gli rispondiamo stiamo andando in bici, noi, cioè in noi e la promessa di futuro ha bisogno di un'ontologia minima, ha bisogno che la società sia fatta in un certo modo, ci sono delle condizioni minime che abilitano la prima persona plurale. Questo è alla fine uno dei pilastri analitici del libro, è questo. Se la società non è fatta in un certo modo, le persone non riescono a prendere degli impegni reciproci verso un futuro, che può essere un futuro appunto banale, quotidiano, andare in bici insieme, fino a un futuro più complesso, risolvere un qualche tipo di disuguaglianza, affrontare un problema energetico attraverso una fonte rinnovabile, intervenire su un problema materiale quotidiano attraverso una soluzione collettiva, mio figlio a scuola, tuo figlio a scuola, la scuola di nostro figlio. Quali sono gli spazi dove si danno questi intrecci tra mio figlio a scuola, tuo figlio a scuola, la risposta nella scuola di nostro figlio, non nelle mie risorse di classe, nelle mie risorse familiari, non nelle mie risorse private, ma in una soluzione collettiva. Allora, l'idea è che una società dove economia, politica e società sono, diciamo, in squadra e funzionano bene, senza che una si mangi l'altra, è una società dove gli spazi hanno questa caratteristica. Certamente gli spazi della cittadinanza attiva, però non solo quelli. Una delle altre conseguenze del modello neoliberale è stata quella di mangiarsi l'intermediazione politica. Cioè il modello novecentesco era un modello fortemente intermediato, cioè organizzazioni di rappresentanza che erano anche spazi intermedi. Quando si dice la crisi dei corpi intermedi, certamente c'è la crisi dei corpi intermedi, ma è una crisi degli spazi intermedi, cioè i sindacati, i partiti, le associazioni, i centri studi, erano luoghi fisici dove pezzi della classe dirigente interagivano attraverso il corpo per delineare un'offerta di futuro. I dibattiti oggi e questo tipo di, diciamo, di interazioni fisiche tra pezzi della classe dirigente, quindi primo livello quello della vita quotidiana, una sfera pubblica infrastrutturata spazialmente, sfera pubblica, non opinione pubblica, torniamo a Habermas, torniamo a storia e critica dell'opinione pubblica, dove Habermas ci dice che l'illuminismo è nato nei caffè, adesso lo banalizzo, ma no, l'idea è che una certa idea di pubblico nasce perché lo spazio pubblico è fatto in un certo modo. Il modello neoliberale, come dicevo, si è mangiato innanzitutto questa cosa qui, però si è mangiato anche il secondo livello, quello dell'intermediazione organizzata. Corpi intermedi che erano organizzazioni che erano anche spazi intermedi dove intellettuali, politici, sindacalisti, rappresentanti di associazioni, medici, avvocati, maestri, persone interagivano fisicamente con il loro corpo per discutere, parlare, negoziare anche, no? Non solo tanto sfera, come dire, deliberare, no? Ecco, qui mi allontanerei un po' da Habermas, anche uno spazio negoziale dove gli interessi chiaramente in modo trasparente venivano messi sul tavolo e negoziati, ma in modo pubblico, dove certe idee di giusto, certe idee di società, una capacità di rappresentanza, io rappresento quell'interesse oggettivo, quell'interesse sociale, la classe operaia, il ceto medio, venivano negoziati all'insegna di un'idea di scambio e quello che volete. Anche questo spazio è stato assolutamente asciugato e mangiato. Ma perché? Perché il modello neoliberale non è un modello economico, è un modello di società. È un modello di società dove quanto più la politica è lontana dall'economia, quanto più la politica democratica, quanto più le pressioni democratiche sono lontane dal funzionamento semiautomatico dell'economia, quindi non dal mercato, ma dai meccanismi di accumulazione del capitale, perché questo è, no? È questa la cosa, questo è il punto, non è il mercato, sono i meccanismi di accumulazione del capitale che devono essere lasciati liberi e lo Stato deve aiutare questi meccanismi, quindi vedete non è un modello liberista della dottrina che dice non ci deve essere lo Stato, è un uso dello Stato in una certa direzione per schermare i meccanismi di accumulazione del capitale, in particolare quelli finanziari, dalle pressioni democratiche. Noi non sappiamo più come funziona il mercato finanziario, che attraverso che meccanismi, e le regole scritte dai governi neoliberali fin dagli anni 80 vanno in quella direzione lì, sono regole che permettono la nascita di mercati che funzionano in modo semiautomatico e che nascono prodotti finanziari che prima non esistevano, i derivati per esempio, quelli che poi sono stati, diciamo, alla base, alla radice della grande crisi del 2008, e quindi anche questo secondo livello viene asciugato. Il terzo livello, e poi mangio e vengo alle soluzioni, il terzo livello che il modello neoliberale si è mangiato è
sono gli spazi di vita, cioè l'idea che, diciamo così, le persone vivono nei luoghi e che non esistono spazi indifferenti rispetto alla complessità dei luoghi, rispetto alla complessità morfologica anche, no? alla diversità territoriale e al fatto che questi territori tra loro molto diversi si portano dietro delle appartenenze etnolinguistiche, si portano dietro delle appartenenze. Il modello neoliberale ha rinunciato all'idea che noi ci nasciamo in una cultura, impariamo un linguaggio all'insegna di un'idea di cosmopolitismo assoluto, che dietro nascondeva un'idea di mercato, però cittadini del mondo perché potenzialmente consumatori e produttori, e a questo, insieme a questo, un'idea postmoderna per cui le identità sono cappelli che ti metti e ti togli. Le nostre identità non funzionano così, i nostri accenti, le nostre inflessioni dialettali, le nostre tradizioni sono costitutive della nostra identità. Se noi, come dire, se questa cosa viene trascurata, poi c'è il rinculo, c'è l'appropriazione da destra di queste robe qua, perché è quello che è successo. Allora, la sfida è in che modo l'appartenenza a questa dimensione dello spazio, dei luoghi, non è un'appartenenza che delimita una chiusura rispetto all'altro, ma una potenziale radici che si intrecciano. Questa cosa si chiama, i filosofi politici la chiamano cosmopolitismo radicato o parziale. Ho la mia appartenenza, ma la mia appartenenza non esclude l'appartenenza dell'altro. Cosmopolitismo radicato o parziale. Questi tre livelli, vita quotidiana, intermediazione e spazio dei luoghi, costituiscono i tre capitoli del libro. Si tratta solo di un disegno utopistico, del tutto normativo, che non fa i conti col reale? No, perché ci sono esempi, che però vi dico dopo.